Grazie Antonio, grazie Gianluigi, Presidente Angelo Antoni. Sono molto molto lieto di poter avere l'opportunità di presentare a questa platea competente e altamente qualificata e 3 anni di lavoro che abbiamo fatto insieme a tutti gli amici del FRED qui in Sicilia. Prima di entrare nel merito vorrei cominciare dicendo che sono d'accordo con tutta la relazione di Gianluigi, meno un punto, voglio cominciare proprio da questo. Sono in totale disaccordo con la sua affermazione che lui non apparterebbe alle nuove generazioni. Secondo me Gianluigi è giovanissimo e mi è bastato sentirlo, avere il privilegio di discutere con lui qualche volta di temi che sono molto cari alle nuove generazioni, per esempio dopo Fukushima, no? Abbiamo parlato a lungo di... ma quello è un pezzo di carta, dai! È qui dentro che, no? Cioè io dopo aver parlato con Gianluigi mi sono fatto le armi, per esempio, per fare tutta la campagna contro il nucleare durante la campagna dell'anno scorso sul referendum, e il modo in cui smontava Gianluigi le argomentazioni dei nuclearisti, per esempio su come la radioattività decade col quadrato della potenza e quindi non è vero che avere centrali nucleari in Italia e della distanza e che quindi non è vero che avere centrali nucleari in Italia o averle oltre frontiera sia la stessa cosa, e tante altre cose così, sono argomenti che ciascun giovane dovrebbe avere con la stessa lucidità. Quindi non sono assolutamente d'accordo su questo fatto che tu non appartenga alle nuove generazioni, anzi gli imprenditori come te sono un faro che illumina la strada di coloro che nelle nuove generazioni vogliono rientrare nella green economy. Dico rientrare e non entrare nella green economy, ho detto giustamente questo, mi sono portato la Bibbia su cui giuro che tutto quello che sto dicendo è vero, perché la terza rivoluzione industriale è sotto attacco, la green economy in questo momento è sotto attacco, non soltanto a livello italiano ma anche a livello mondiale. Ci sono diciamo le forze del cambiamento del sistema energetico che si sono resi conto che il sistema ormai non va più, non per ragioni ideologiche, non per le ragioni sostenute dagli ambientalisti, ma perché è entrato in crisi il modello della seconda rivoluzione industriale, e la crescita delle rinnovabili e la crisi del modello basato sulle fossili non è lineare, metrico, è esponenziale. E quindi qualcuno ha molta paura, qualcun altro invece dovrebbe prendere molto coraggio. E quelli che dovrebbero prendere molto coraggio sono tutti qui in questa sala. E non mi riferisco soltanto all'industriale solare termodinamico, mi riferisco anche a tutto il sistema, la rete delle imprese, la rete dell'economia reale che è rappresentata appunto dal FRED, con le cooperative, con la piccola e media impresa, con i consumatori, con la società civile. Devono prendere coraggio perché in questo momento il contesto europeo è favorevole, anche il contesto mondiale è favorevole alla nostra visione dell'energia. L'Europa, permettetemi innanzitutto di ricontestualizzare, perché è vero, come ha detto Antonio, che io ho lavorato molto qui in Sicilia e il FRED è il frutto di questo lavoro. Purtroppo ce ne sarebbe dovuto essere un altro che era istituzionale, ma quello non c'è stato, ma non è in questa sede che la cosa va affrontata. E il FRED ha fatto supplenze rispetto a questa totale assenza, a questo buco nero, a questo buco spazio-temporale che si è creato a livello istituzionale. Per esempio creando il registro delle imprese provincia per provincia della regione, tecnologia per tecnologia, solare termodinamico, solar cooling, mini eolico, biomasse, idrogeno, smart grid, eccetera. Ecco, perché il FRED riflette a livello regionale siciliano quello che è il modello che sta proponendo l'Europa. L'Europa, il modello energetico europeo, è un modello di graduale uscita dal ciclo dei fossili, perché la Merkel nel 2007, questo l'ho capito perfettamente, lasciatemelo dire perché gli abbiamo parlato direttamente con Rifkin più volte, è stato un atto di coraggio pazzesco il 2020. Non ce lo dimentichiamo, quando uscì il 2020, permettetemi di fare questa, diciamo, breve, di condividere con voi questo breve ricordo storico. Prima che uscisse il 2020, gli ambientalisti, i Verdi al Parlamento Europeo, l'EREC, l'EPI eccetera, erano pessimisti al massimo perché pensavano che non sarebbe uscito, che questi obiettivi non sarebbero stati confermati dal Consiglio Europeo come proponeva la Commissione, sarebbero stati tagliati a 15, a 10, sarebbero diventati meno ambiziosi. Invece il Consiglio, non soltanto sotto la Merkel, il 2020 lo
approvò, ma lo fece diventare mandatory, cioè obbligatorio. Cioè, almeno due su tre di questi obiettivi sono obbligatori, cioè avranno delle sanzioni se non vengono raggiunti. E quindi hanno un senso, perché la Merkel disse: o siamo seri oppure è bene lasciar perdere tutta questa storia, perché fare degli obiettivi che abbiano, che sono soltanto così orientativi, per cui noi diciamo agli stati: guardate, se volete cercate di fare il 20% di energia rinnovabile, non ha senso. Quindi è stato, ripeto, un atto di coraggio pazzesco, che è indice, è simbolico, è sintomatico, è rivelatore di una strategia dell'Unione Europea che è di graduale uscita dai fossili. Graduale, ho detto, non è, nessuno dice dopodomani. Come ha detto giustamente Gianluigi, graduale uscita dai fossili significa, però, anche se diciamo l'obiettivo post carbon dovesse essere al 2050, al 2060, al 2070, come la roadmap al 2050 per l'energia dell'Unione Europea indica, per preparare l'alternativa bisogna cominciare a lavorare subito. Non è che dice, beh, tanto dobbiamo essere post carbon al 2080, quindi ci svegliamo il 2060 e cominciamo. No, perché la seconda rivoluzione industriale è un processo che è durato secoli. E le prime infrastrutture per lo sfruttamento delle fonti fossili e concentrate è nato in Pennsylvania all'inizio dell'Ottocento. Quindi questi sono processi storici. Oggi probabilmente le cose vanno più veloce perché la tecnologia è diversa, però sono processi storici che incominciano oggi e incominciano qui in Sicilia, che è la cerniera di due asset molto importanti per la terza rivoluzione industriale. Da un lato la tecnologia, dall'altro il sole. La Sicilia è un territorio nel quale noi abbiamo il miglior mix fra la tecnologia, e quindi voglio dire, non stiamo parlando del Burkina Faso, dove pure il sole c'è, però magari manca una determinata infrastruttura predisposta per l'implementazione delle tecnologie della terza rivoluzione industriale, e d'altro canto non è diciamo la Lombardia o il Baden-Württemberg, dove la tecnologia c'è, però manca l'esposizione solare. Allora, l'idea del Fred era quella di mettere insieme gli attori della terza rivoluzione industriale sul territorio. Rifkin dice qui nella Bibbia che la forma tipica dell'impresa della terza rivoluzione industriale, così come nella seconda è stata la multinazionale e nella prima rivoluzione industriale quella del carbone, della stampa, invece è stata l'impresa nazionale, l'impresa nata su base diciamo della geopolitica nata dal Trattato della Vestfalia, e nella terza rivoluzione industriale la forma tipica è la piccola e media impresa, perché le risorse energetiche di origine solare che vanno sfruttate nella terza rivoluzione industriale, quelle della fotosintesi, creano economie di scala in modo laterale, in modo orizzontale e non in modo centralizzato. E creare economie di scala in modo centralizzato è un modo di pensare che appartiene alla seconda rivoluzione industriale, quella che si basava sulle fonti fossili, sulle fonti concentrate. Se la fonte è diffusa, il sole in tutte le sue forme, vento idroelettrico, biomassa, eccetera, le economie di scala si devono creare in modo concentrato, quindi si crea una migliore rendita per unità di prodotto dell'energia a partire dal sole se l'energia è prodotta in grandi reti, è prodotta localmente e scambiata, non se è prodotta centralmente e poi mandata magari dalle grandi centrali fossili in rete con la dispersione che sappiamo. Quindi siamo coscienti che questa rivoluzione è già cominciata su internet, cioè l'internet dell'energia. Ormai il sistema di scambio dell'informazione è totalmente interattivo ed è totalmente decentrato. Noi oggi abbiamo in internet qualcosa che era inimmaginabile nella seconda rivoluzione industriale, quando invece c'erano i grandi network televisivi, i grandi giornali, eccetera. In internet tutti possono produrre la propria informazione e scambiarla alla velocità della luce con 2 miliardi di persone. Gli altri 4 miliardi, quello sarebbe un altro discorso, Antonio ci porterebbe molto lontano, perché gli altri 4 miliardi non partecipano a questa abbonanza. Purtroppo noi sappiamo che la metà della popolazione mondiale non ha mai visto un telefono. Cioè, la seconda rivoluzione industriale ha creato un mondo estremamente concentrato e diseguale, con delle discrepanze di reddito insopportabili, insostenibili, anche per l'efficienza del sistema. E oggi il sistema sta entrando in crisi anche per questo, oltre che per le ragioni climatiche e le ragioni finanziarie, discorsi che andrebbero molto lontano. Però noi dobbiamo essere coscienti che c'è un attacco alle tecnologie della terza rivoluzione industriale. Questo attacco purtroppo non risparmia il solare termodinamico,
Noi ricordiamo molto bene che alcuni senatori, di cui non faccio il nome perché non gli voglio fare pubblicità, si sono permessi di fare un'interrogazione contro il solare termodinamico 2 anni fa dicendo che è una tecnologia che non rendeva, ma non conoscono nulla, probabilmente non hanno mai capito nemmeno la differenza fra il solare termodinamico, il solare a concentrazione e il fotovoltaico, però stanno lì, decidono e fanno le interrogazioni parlamentari e dicono che non bisogna puntare più sul solare termodinamico e magari stanno preparando la strada per quella che pensano sia, no, la strada principale, il nucleare. Poi vabbè, la storia li smentisce e li porta nella pattumiera, però purtroppo questi parlano e non sono, siamo consapevoli che questo attacco non è finito, perché voi l'avete rintuzzato bene, avete creato l'ANES, siete riusciti a creare un'immagine del solare termodinamico, ma questo attacco non è finito, perché a parte l'unica cosa buona che secondo me, a mio modestissimo avviso, ha fatto questo governo, che è stata quella di confermare il conto energia del solare termodinamico, ed è stata un'ottima cosa, però questo governo comunque non dà dei buoni segnali, perché ha reso estremamente burocratiche le procedure per i piccoli e piccolissimi operatori, per tutte le altre tecnologie rinnovabili. Oggi per uno che vuol farsi un 20 kW sul tetto di un capannone ci sono 125 adempimenti. Se voi andate a vedere gli amici di SOS Rinnovabili, il Movimento per lo Sviluppo delle Energie Alternative, c'è un documento che si chiama La Follia Italiana, dove uno che ha fatto una domanda per un 6 kW ha dovuto presentare 125 adempimenti. Allora, non è così che noi riduciamo lo spread vero dell'economia reale fra noi e la Germania, dove invece gli adempimenti per lo stesso sistema sono 4. Dobbiamo, non è una questione, nessuno nel mondo delle energie rinnovabili sta a pietire, a domandare per piacere dateci gli incentivi, si può anche fare senza gli incentivi, però non ci mettete troppa burocrazia prima di tutto. Seconda cosa, fate veramente l'unbundling, perché non è possibile che l'Enel domandi ai piccoli operatori 180, 360 e addirittura mi hanno detto ieri 575 giorni per un allaccio di un sistema da 20 kW. Non è possibile. Monti fa un SRL in 24 ore, però poi questo SRL, se vuole fare un sistema a 20 kW, deve aspettare 575 giorni, cioè un anno e mezzo l'allaccio dell'Enel. Quindi questo anche, secondo me, rivela che c'è un attacco alla green economy e alla terza rivoluzione industriale. Poi c'è il capacity payment. Io penso che su questa cosa qui ci siano forti divisioni, ma secondo me va contro le indicazioni dell'Europa. Cioè le centrali fossili che non sono più economicamente redditizie devono chiudere, lo dice l'Europa, perché c'è un graduale trasferimento di capacità al rinnovabile. Se noi abbiamo 15.000 megawatt di fotovoltaico che sono riusciti a portare il prezzo dell'elettricità in determinate zone, in determinate aree, a zero per intere ore, e sempre più spesso questo succederà, e hanno fatto il peak shaving e quindi rendono antieconomico gestire le centrali più costose e più inquinanti, è giusto che quelle centrali chiudano. E il problema dei lavoratori non si risolve in chiave assistenziale, cioè dando soldi all'Enel o all'Edipower perché tengono aperte artificialmente queste centrali con la scusa della capacità. Si risolve riconvertendo quei lavoratori con dei soldi che abbiamo, perché il Fondo Sociale Europeo ci ha dato miliardi, verso le tecnologie terza rivoluzione industriale. Prendiamo tutti i lavoratori che vengono espulsi dal processo produttivo per esempio della centrale Federico II di Brindisi, che l'Enel vuole chiudere, e facciamo un grande programma di riconversione in tutte le tecnologie relative al solare termodinamico. La movimentazione degli specchi, la costruzione dei tubi, le turbine, la costruzione, l'ingegnerizzazione dei campi, eccetera. E c'è molto più lavoro lì, perché si tratta di una tecnologia a molto più alta intensità di lavoro che non quelle a partire dalle fossili. E infine le trivellazioni. Scusate, ma lo devo dire, lo dico a nome di tutti gli amici del Fred, ma quando si dice dobbiamo crescere, ecco, adesso abbiamo fatto l'austerità finanziaria, adesso dobbiamo crescere, trivelliamo, perché questo è il messaggio che viene da questo governo. È sbagliato! Non possiamo crescere con le fonti rinnovabili della seconda rivoluzione industriale. Noi, con l'attuale sistema, stiamo andando giù, tutto il mondo. Questa è una cosa che riguarda tutto il mondo. Allora, quando il ministro Passera dice noi siamo troppo dipendenti dal petrolio, quindi dobbiamo, invece di comprarlo, dobbiamo farcelo noi. Noi dobbiamo mettere in moto un programma di trivellazioni, renderle più facili, avvicinarle alla costa, così diventeremo meno dipendenti dal petrolio, cioè invece che l'80%, del 90% all'80%, cioè per ridurre del 10% la nostra dipendenza dal petrolio, noi dobbiamo fondamentalmente distruggere i veri asset, che sono per esempio quelli del turismo. Allora, è sbagliato pensare che si cresce attraverso
l'incremento delle energie della seconda rivoluzione industriale. Si cresce attraverso l'incremento, e qui vengo alla conclusione, delle energie della terza rivoluzione industriale. Per esempio, no, il patto che si va a firmare oggi è un patto che prelude a che cosa? Prelude a un desert tech italiano. Perché non immaginare un Sigil Tech? Abbiamo 9 aree di sviluppo industriale, in ogni area di sviluppo industriale si fa un solare termodinamico dimensionato ai bisogni di quell'area, se ne fa uno a Gela da 25 MW perché l'area a Gela assorbe 25 MW, se ne fa uno a Catania, se ne fa uno a Trapani, eccetera, si mettono in rete con un sistema di smart grid, c'è l'accumulo, perché attenzione, quando parliamo di solare termodinamico io sono più Angelantoni di Angelantoni, parliamo di solare termodinamico a sali fusi, lo dico anche agli amici spagnoli che hanno avversato questa tecnologia per molto tempo, è venuto il momento invece di fare quadrato intorno a questa, che è un asset, è un vantaggio competitivo per il nostro sistema paese, ma è anche un vantaggio competitivo per il sistema paese dell'Europa. Allora immaginiamo di mettere questa tecnologia al servizio dell'intero sistema industriale siciliano, creiamo qui le aziende che devono lavorare non soltanto nell'indotto diretto per il solare termodinamico, ma anche nell'indotto indiretto, creiamo un sistema di interazione con le altre tecnologie. Per esempio, ieri il consorzio Arca ci ha illustrato un bellissimo progetto, il progetto Sisters, in cui il solare termodinamico si integra con il fotovoltaico, con le biomasse, con il solar cooling, e va sul territorio a seconda di quali sono le necessità e i bisogni energetici, elettrici e termici degli alberghi, delle scuole, degli ospedali e così via. Ecco, questo secondo me è il vero vantaggio che il solare termodinamico, in termini, questo era l'oggetto insomma del mio intervento, cioè il solare termodinamico all'interno del modello solare siciliano, del modello energetico siciliano, è un asset fondamentale. Lo dicevo ieri in un micro intervento che ho fatto, il solare termodinamico è energia distribuita. Non è vero che il solare termodinamico, soltanto perché si tratta di centrali da 20, 30, 50 o 100 MW, diventa energia centralizzata. Perché il solare termodinamico, il distribuito non significa piccoli impianti o piccolo e bello, significa che a ciascuno secondo i suoi bisogni. E se il bisogno di un ospedale o di una casa è 30 kW, non gli faccio un solare termodinamico. Ma se il bisogno è quello di una zona industriale da 200 MW, allora gli faccio un sistema solare termodinamico. In tutto questo c'è da domandarsi se la nostra politica, la politica regionale, sarà in grado di reagire. Io credo che debbano prendere esempio dal FRED. Nel FRED noi abbiamo in perfetta armonia la CGIL, la Confindustria, la Confartigianato, la CNA, la Lega delle Cooperative, la Caffè dei Consumatori, e mi scuso con quelli che dimentico, ce ne sono 30, i membri fondatori, che mettono da parte le loro differenze di opinioni su altre cose, e invece lavorano molto con grande impegno, tra l'altro anche per la rimodulazione dei fondi strutturali, lavorano con grande impegno proprio per creare innanzitutto un sistema di conoscenza, quindi il capitale umano, quindi valorizzare il capitale umano a livello siciliano. In secondo luogo la riconversione delle imprese, provincia per provincia, verso le tecnologie della terza rivoluzione industriale, e in terzo luogo un mercato che permetta a tutte queste imprese di portare questa tecnologia a tutti i cittadini. Quindi grazie all'ANES per il contributo che sta dando e che darà al sistema solare rinnovabile energetico della Sicilia. Bene.